27esima edizione dei campionati italiani di corsa orientamento a Subiaco, sulle montagne, subito sopra Subiaco in provincia di Roma. La misura più lunga, il long per l'appunto, per assegnare i titoli assoluti e di categoria con tra l'altro alcuni dei nomi migliori della nostra disciplina. Due giornate di gare, la prima per assegnare proprio il titolo del campione italiano long, la seconda invece per assegnare quello di staffetta. Tra l'altro ampio numero di partecipanti con gli atleti delle forze armate a farla da padrone, se non altro per quanto riguarda il ruolo dei favoriti. Poi quel ruolo in qualche modo va sempre dimostrato e vedremo. Intanto orientamento, il che vuol dire, si corre con una carta topografica preparata ad hoc, ci sono dei passaggi obbligati, dei controlli a cui bisogna registrarsi e via. Non è importante essere più veloci, è importante essere più precisi, è importante sbagliare il meno possibile. E insomma è davvero durissima. Temperatura, tra l'altro, è fresca, non sarà il clima assolutamente un problema. Intanto state vedendo alcuni dei protagonisti annunciati della gara. Atleti che poi dovranno in qualche modo, come dire, misurare il monte Livata nella piana di Fondi, nella zona precisa sopra Subiaco in cui si combatte questa doppia giornata. Vi dicevo, bisognerà fare attenzione nel dosare in qualche modo le energie, perché gli stessi atleti che partecipano adesso per il titolo assoluto poi domani dovranno disputare le gare di staffetta, di conseguenza bisognerà, come dire, centellinare l'energia o perlomeno sfruttare al meglio quelli che sono i propri limiti. Abbiamo visto, vi dicevo, già alcuni dei protagonisti, ovvero sia gli uomini del gruppo Elite, con i ragazzi delle forze armate, ma non vanno assolutamente dimenticati a quel punto anche, come dire, i civili, in modo particolare i ragazzi della Gunlight Orienteering o la Terlant Orientamento, l'Unione Sportiva Primiero di San Martino, che sia in campo maschile sia in campo femminile, con il CUS Bologna peraltro non dimentichiamocelo, sono in grado di schierare davvero atleti di ottimo livello. Comune di Conseto, 100 punti per il vincitore e poi via via scendere a seconda anche del distacco accumulato. Un percorso, vi dicevo, è quello lungo. Per quanto riguarda gli uomini saranno 14.640 metri, per quanto riguarda le donne invece 10 km e 310 metri il dislivello, per i maschi è 475 metri, per le donne invece è di 340. Bussala e cartina alla mano, adesso partiamo. Christine Killeknecker della Terlane Argentino, altre delle atlete attese sicuramente alla conferma. A questo punto anticipiamo un po' i risultati finali per quanto riguarda tutte le altre categorie, ovvero sia escludendo l'elite maschile e femminile, in modo da non dimenticare assolutamente nessuno. Allora, la vittoria per la categoria esordienti per quanto riguarda le femminucce è andata a Silvia Davoli. Vittoria nella categoria Master Over 35 per Carlo Rigoni della Primiero San Martino. Nel Master Over 40 Roberto Pradel, sempre della Unione Sportiva Primiero San Martino. Nella categoria Master Over 45 vittoria per Moritz Etter del Sant'Alessandro Orienting, atleta svizzero, questo è il primo italiano, e Carlo Pilata al secondo posto, un atleta del gruppo sportivo della Guardia Forestale. Categoria Master 50 Francesco Guglielmetti vince la gara.
del club Gold Savosa. Per quanto riguarda invece il Master Over 55, vittoria per Armando Martignago del Orienteering Club di Montello. Nel Master più 60, Giovanni Bisognin delle Rebus Orientamento vince la categoria. Quella nel Master più Over 65, vittoria per Harald Berthold dell'Orientering Mezzo Corona. Nella Master categoria A, la vittoria è andata a Lorenzo Vivian del Orientering Pergine. Nel Master B, alla Federico Sbetta del Panda Orientering. Nel Master C, a Luca Salem della Cusparma, sezione orientamento, evidentemente. Per quanto riguarda la gara Elite, stiamo vedendo i protagonisti con Simeon, Ras, Pagliari, Schoegler, Tavernaro, Seppi e Siderni nelle prime posizioni ad alternarsi. E proseguiamo con la lettura dei risultati, come gli ultimi della categoria maschile. Nell'M12 vittoria per Renzo Mengarda del Panda Orientering, nell'M14 di Curzio Samuele della Junior Piemont Team, nella M16 di Corrado Coredig della San Pedro Orientering, per la categoria dei 18 anni invece Roberto Della Valle del gruppo sportivo Monte Giner, e poi per la maschile al di sotto dei 20 anni è Luca Della Valle del gruppo sportivo Monte Giner a vincere la gara. E poi ultimi risultati nella E1, Daniele Pagliari del gruppo sportivo Forestale, nella Elite 2 e Klaus Schoegler del Gronlight Orientering, nella Elite 3 Giancarlo Simeon del Primiero San Martino. Tutti questi ragazzi stanno in lotta per la categoria assoluta Elite. Non vi anticipo questo di risultato, poi vedremo com'è andata. E infine nella categoria Open, e apriamo a questo punto la gara femminile, categoria Open, vittoria per Simonetta Stefani del Panda Orientering, nella Over 35 per Eva Karlbauer del CAI 30 ottobre, nella Over 40 per Paola Bassani del Panda Orientering, nella Over 45 vince Maria Elena Liverani del Custorino. Per quanto riguarda invece la categoria Over 50, Agathe Müller del Orienting Pergine, Ivana Zotta vince la categoria più 55 del Mezzocorone. Intanto l'arrivo, vedete, allo sprint finale tra Giancarlo Simeon e Jonas Ras, l'atleta del Primiero San Martino brucia proprio sul traguardo Jonas Ras del Terlano Orientering, poi Daniele Pagliari della Forestale e qua è terzo, Klaus Schoegler è quarto del Gronlight Orientering e con lui Michele Tavernaro, compagno di squadra, quinto, sesto del TUS Bologna è Marco Seppi e poi via via gli altri. Vi dicevo, nella categoria femminile, nell'Over 60 vince Anna Maria Abram dell'Orientering Crea, nella donne categoria A Silvia Bertazzo, nella categoria B vittoria per Sara Di Fura, nella categoria C per Natascia Bisogni, nella gara Elite la vedremo tra poco i risultati completi. Nel Under 12 vince Agnese Cocci, nell'Under 14 Viviana Pavandrea, nell'Under 16 Lucia Curzio, nell'Under 18 Jutta Tugler, nell'Under 20 Nicole Scarlett e poi nella Elite 1 vittoria per Laura Scaravonati, nelle due per Christine Kicklaker e per l'Elite 3 e Michela Guizzardi. L'abbiamo letti tutti, quindi i risultati. Arriva in questo momento anche lui, bravissimo. E allora, Giancarlo Simeon vince in 1:30:45, seconda piazza per Jonas Rass in 1:31:59. E terzo posto per Daniele Pagliari in 1:32:13. Distacchi assolutamente minimi, ma l'atleta dell'Unione Sportiva Primiero, quindi Giancarlo Simeon, ha davvero allungato in maniera straordinaria la parte finale. Peraltro gara tutta in rimonta è stata la sua per quanto riguarda la prima parte. Eccolo qua, Michele Tavernaro chiude al quinto posto in 1:34:50. Della Gronlight Orientering sono tre atleti nei primi sette, ovvero sia Schoegler, Tavernaro e Serenari. Davvero una ottima prova di squadra. Per quanto riguarda invece la gara femminile, Christine Kirchlenkner del Terliner Orientering sta dominando la prova. Alle sue spalle Michela Guizzardi, Laura Scarafonati e Marina Simeon si stanno alternando l'atleta
al Totesina. Sta andando però veramente molto molto forte nei finali, in modo particolare anche grazie a un percorso assolutamente senza errori. Io francamente non me l'aspettavo. Ha stravinto la gara. Sentiamo sapevo i protagonisti. Questo terreno qua si addiceva abbastanza alle mie capacità fisiche, perché fisicamente mi sono allenato molto quest'anno, e però temevo la farfalla e alcune zone tecniche, perché sapevo che nonostante ci fossero state veloci c'era anche l'alternanza di zone molto tecniche, insomma. E dunque ha cercato di tirare la prima parte, cioè sono partito molto veloce e forse sarebbe stato meglio partire un po' più lenti, però ho sfruttato al massimo la mia capacità fisica nella prima parte in modo da portarmi nella farfalla probabilmente con un discreto margine di vantaggio, penso. Devo ancora guardare gli intertempi, sì, però Madonna, penso di sì. E in farfalla ho perso un po', però era da giocarmela, insomma, in farfalla, perché sapevo che rispetto ad altri più tecnici come anche Danny o Jonas avrei perso sicuramente, e mi rimaneva solo il fatto di amministrare il vantaggio accumulato prima. Domani faccio la staffetta assoluta con Manuel Negrello e Carlo Rigoni, e sarebbe bello riuscire a competere con il Gronlad, che è decisamente una marcia in più data anche l'esperienza dei suoi atleti, e vediamo, è tutta da giocare, penso e spero che sia tutta da giocare. Allora, la gara di oggi secondo me è andata molto bene. Tanti mi davano come favorito, anche visto che avevo vinto la gara della settimana scorsa, però io, per dire la verità, sapevo che forse non è una gara adatta alle mie caratteristiche, perché fisicamente non sono forte come qualche altro atleta, e così puntavo sulle mie forze tecniche, che infatti ho potuto far vedere nella farfalla, dove ho guadagnato qualche posizione, anche un paio di minuti. Sono comunque molto soddisfatto di questa gara, perché visto che è un terreno molto veloce, non me l'aspettavo per niente. Oggi nei campionati italiani long ho fatto il mio miglior risultato della carriera, arrivando al terzo posto, e sono molto soddisfatto della mia prestazione. E la gara è stata abbastanza lineare, nel senso che la prima parte era molto filante e bisognava stare attenti a far andare le gambe e non commettere grossi errori. Sono riuscito abbastanza bene in questo, a parte un paio di sbavature, e al punto prima del punto spettacolo ho incrociato Klaus Kaguler, che era secondo me il favorito della gara, e ho visto che prendevo più o meno un paio di minuti, un minuto da lui, ecco, quindi ho pensato che potevo essere comunque in una buona posizione. Ho fatto un piccolo errore di deconcentrazione, penso di aver perso 30-40 secondi. Sì, questa vittoria sicuramente ne sono molto molto contenta, anche perché come ho detto già prima, finalmente sono riuscita a gestire bene una gara anche dal punto di vista psicologico, il che per la più spesso era il mio problema. E allora Cristiano Kleiner, Michela Guizzardi, Laura Scarabonati, il podio della gara femminile. Intanto vediamo quella maschile con i distacchi, vi ho detto assolutamente minimi, poco più di un secondo per Ras. Gara femminile, eccola qua in grafica, quella ottima prova indubbiamente di Christine Kirchlechner, il distacco poi diventa importantissimo per le grazie subito alle sue spalle dopo la quinta sesta posizione. E adesso vi dicevo, seconda giornata qui sul Monte Livata, dedicata alla gara di staffetta. Sono ancora lì tutti i protagonisti della giornata, i tiri individuali assoluti, e allora bisogna vedere chi ha gestito assolutamente migliore le gambe. Però una notizia già l'abbiamo, ce l'hanno data gli stessi atleti: la squadra da battere è quella composta da Schluger, Tavernaro e Rigoni, ovvero sia Tavernaro e Rasso, la Gronlight Orienteering, dotata di atleti che hanno davvero una grandissima esperienza, come Schluger, Tavernaro o come Giacomo o Sedenari, insomma atleti di grande spessore tecnico e anche sotto livello di esperienza. Per quanto riguarda invece la gara di staffetta femminile, tra Primiero, ancora la Cus Bologna, Forestale e Terlano Rientrung, potrebbe essere come dire più in equilibrio.
gara di staffetta che vede subito partire alla grande i protagonisti, in modo particolare e Klaus Schuller, dopo il primo controllo, la prima punzonatura, passa con 2 minuti e 46 le punzonature complessive, e sono poi 28 i punti di controllo. Una gara in cui si dovrebbe correre grosso modo all'incirca in un'ora, 50 minuti, 45 minuti, insomma vedremo poi i risultati finali. E con i ragazzi della Granulite Orienteering che partono subito, davvero molto molto rapidi, prova il l'Unione Sportiva Primiero San Martino a tenere ritmo, e poi i ragazzi del Corpo Forestale e del CUS Bologna, a quel punto in lotta costante per tenere ritmo. Andiamo a dare un'occhiata però anche ai risultati delle altre categorie, così da non dimenticare nessuno. Vince la Over 35 il Primiero San Martino, l'Over 45 l'Orientering Pergine, e per quanto riguarda l'Over 55, tutte categorie maschile, il Circolo Dozza. Per quanto riguarda la categoria K, vittoria per il GS Monteginer, per la M e la sfida si fa assolutamente interessante. Eccoli qui, li vedete, le Granulite Sedenari, Schuller e Tavernaro in questo momento sono in testa, poi vedremo come è finita la gara tra qualche minuto. Per quanto riguarda invece la Under 12, vittoria per il l'Unione Sportiva Primiero San Martino, nell'Under 16 per il Terlane Orienteering, per il l'Under 20 per il GS Monte Giner, per la categoria Open e l'Orientering Tarso a vincere la gara, per la campo femminile invece nel Over 35 vittorie per il CAI 30 ottobre, per l'Over 45 per l'Orientering Pergine, nella categoria K è il gruppo sportive Northstar 100 a vincere il titolo. La Primiero San Martino è in testa al momento nella gara femminile per quanto riguarda il gruppo senior, quello di elite, chiamiamolo così, quindi anche in questo caso il risultato ve lo dirò più tardi. Nell'Under 16 vittoria del San Pietro Orientering, nell'Under 20 della Polisportiva Besane, e così abbiamo detto davvero tutti i risultati di questa gara. Allora possiamo concentrarci su questa formazione di staffetta con, vi dicevo, in campo maschile la Granulite Orientering con Klaus Michele Tavernaro, stanno segnando i migliori tempi in assoluto dopo l'avvio. Carlo Rigoni della Primiero San Martino, che ecco, inquadrato adesso, sta tenendo il ritmo in modo particolare tra il punto di controllo 7 e 8, le punzonature 7-8, è stato tra gli atleti che ha registrato il tempo migliore, dando quasi un minuto, peraltro recuperando quasi un minuto ad un paio di concorrenti davanti, 30 secondi comunque a Klaus Schuller, e quindi sta andando molto molto bene. Potrebbe a questo punto tentare una improvvisa rimonta ai danni di quella che è la formazione assolutamente favorita. È il momento dei cambi. Allora in questo momento Granulite Primiero CUS Bologna si stanno dando gran battaglia nella vetta. Terlaner, gruppo storico forestale, e la seconda formazione, il team B delle Granulite Orientering nelle impressioni minori in calcio, e poi nelle prime 10 Friuli Rebus Orientamento CUS Bologna con la formazione A in questo caso, e quella B è in terza, quarta piazza secondo il momento, e via. Per quanto riguarda invece la categoria femminile, la gara è decisamente più fluida, in questa fase c'è decisamente più equilibrio.
e si arriva anche in questo caso ai cambi con le ragazze molto molto ravvicinate. Sarà importante questa seconda parte di gara, questa seconda frazione, per provare ad allungare in modo particolare per le ragazze di maggiore esperienza. Per quanto riguarda le donne, la Unione Sportiva Piumino San Martino, Jessica Orler, Marina Simeone, Nicole Scalet nel gruppo, nell'ordine come frazionisti, aperto Orler, chiuderà Scalet. Prove la Terlaner Oriente Lunga a tenere il ritmo con Eike Torgler, la sorella Jutta Torgler, e poi Christine Kicklaner a tenere il ritmo. Le ultime frazioniste in teoria avrebbero il compito di chiudere la gara molto molto velocemente. Per quanto riguarda i maschi, il più veloce nella prima frazione di gara è stato Carlo Rigoni dell'Unione Primiera San Martino in 46,55, in seconda piazza Giacomo Sinari con 51,09 e in terza Marco Seppi del Cus Bologna in 51,10. Insomma, comunque molto molto vicini. Andrea Bruno del Cus Bologna è il secondo frazionista. Cus Bologna che deve difendere la seconda piazza, che ha, come dire, in comunione con il Gronlight, tentare di andare a sapere la prima al Unione Sportiva Primiero. Tra l'altro Klaus Schaguller sta aumentando parecchio il proprio ritmo. Manuel Negrello è il secondo frazionista dell'Unione Sportiva Primiero San Martino. Sciacca, eccolo qua, sta facendo davvero una grandissima frazione di gara, ha aumentato decisamente il ritmo, ha recuperato lo svantaggio iniziale e al momento l'atleta con il miglior tempo in assoluto rispetto ai diverse zone di punzonatura. Davvero un grandissimo ritmo il suo, sta infliggendo circa un minuto di distacco al secondo frazionista del Primiero San Martino e quello del Terlaner Rientilung, qualcosa di più al momento nei confronti di Andrea Burno del Cus Bologna. Manuel Negrello prova a chiudere la frazione, chiude in 47 minuti e 18 secondi, 46,02 è stato il tempo di Klaus Schaguller, e quindi in testa in questo momento c'è la, eccolo qui l'arrivo di Sciacca e poi con la partenza di Michele Tavernaro. Quindi 51,09 il tempo di Seinari, 46,02 quello di Klaus Schaguller, quindi 1,37,11 il tempo complessivo della Gronlight, 1,34,13 quello dell'Unione Primiero San Martino, che quindi rimane in testa con quasi 3 minuti di vantaggio. In terza piazza, con il tempo complessivo di 1,44,23, c'è il Terlanen Orientlung, e in quarta piazza il Cus Bologna, col tempo complessivo dopo due frazionisti di 1,46,20. Passaggio di Siena Rossi, intanto appunto spettacolo, saluta il suo pubblico e il suo compagno di squadra. Distacchi contenuti, ma non sarà affatto facile recuperarla. Tra l'altro Primiero ha chiuso in testa le prime due frazioni di gara, adesso sarà tutto nelle gambe di Giancarlo Simeon, l'ultimo frazionista, l'opportunità di difendere, la possibilità di difendere la posizione. La Forestale prova a incrementare il ritmo, l'ultimo frazionista è Daniele Pagliari. Intanto Marina Simeon, per quanto riguarda la gara femminile,
è la seconda frazionista della Primiero San Martino, dà il cambio, eccola qui, parte a Nicole Scaletta. Per quanto riguarda la gara femminile, con 1:09:04 Jessica Holler della Primiero San Martino, prima frazionista, era stata la più veloce in assoluto. Marina Simeon ha chiuso la sua fatica in 1:05:29, l'unica atleta tra l'altro a stare al di sotto del limite del 1:06 di 1:06, anzi 1:10, e ha guadagnato moltissimo in questa seconda frazione l'Unione Sportiva San Martino, staccando in maniera decisa le avversarie, anche perché in seconda piazza dopo il primo cambio c'è il Terlane Orientirung con 2:25:42, ovvero sia 11 minuti di distacco. Terza piazza per il gruppo sportivo forestale con Laura Bettega, Elga Bertoldi e Laura Scaravonati, che è l'ultima frazionista. E via, intanto accompagnato, lo vedete, a festeggiare la vittoria, in questo caso Michele Tavernaro con Seinari e Sigulger alle sue, sulle sue tracce. Quindi la Groenland Orientirung, con una meravigliosa ultima frazione di Michele Tavernaro, recupera lo svantaggio iniziale, va a chiudere in tempo complessivo di 2:23:54. 51:09 il tempo di Seinari, 46:02 quello di Chagulere, 46:43 quello di Michele Tavernaro. Eccolo qui che timbra, eccezionale arrivo di Michele Caraglio. Giancarlo Simeon porta l'Unione San Martino in seconda piazza, Michele Caraglio arriva adesso terza posizione per il CUS Bologna, gara tutta in remonta quella del CUS Bologna, poi quarto il Terlane Orientirung, quinto il Corpo Forestale dello Stato, poi il Team B della Gronlight, la Friuli Orientirung, l'Airbus Vicenza, il CUS Bologna, l'Airbus Vicenza, il gruppo B, Capannori e Pavione. Gara femminile, la vittoria è per l'Unione Sportiva Primiero San Martino, che quindi vince nella categoria femminile la staffetta e guadagna l'argento in quella maschile, poi il Terlane Orientirung in seconda piazza, in terza il CUS Bologna, CUS Bologna quindi terzo sia in campo maschile che in campo femminile, la Forestale in questo caso è quarta, poi Reus Vicenza, Atletica in Flumina, CUS Parma e Polisportiva Bessanese a chiudere la classifica. Jessica Holler, Marina Simeone, Nicola Scalet, sentiamo i protagonisti. Ho potuto fare la mia gara, gara buona fino all'ultimo giro, che è un po' difficile alla fine, ho sbagliato un po', però gara molto buona, sì. Io ho fatto un'ottima gara, sono partito con un po' di distacco, però convinto di andarlo a prendere, poi verso metà gara l'ho visto e lì ho visto che lui stava sbagliando, ho cercato di mettergli pressione, io sono andato via per la mia strada, ho preso un po' di vantaggio e l'ho mantenuto fino alla fine. Soddisfazione immensa, perché anche dopo il cambio di società sono riuscito a vincere un titolo italiano insieme ai miei compagni, quindi sono molto contento. Ma adesso cerchiamo di chiudere la stagione con qualche gara, però ormai erano queste le gare più importanti. Ho cercato di fare una gara tranquilla, senza troppi errori, e sentivo le gambe un po' stanche dalla gara di ieri, però qualche errorino, ma è andata bene, sono contenta. Ah, il momento chiave è stato quando sono passata al punto spettacolo, che ho capito di essere ancora prima, allora mi è venuta un po' l'agitazione, ma alla fine sono riuscita a mantenere la calma e condurre alla fine la gara in modo buono, insomma. E partire per prima non è così facile come sembra, perché c'è sempre un po' di pressione per le atlete che ti partono dietro. Le classifiche in grafica, Primiero Tolle CUS Bologna per quanto riguarda la gara femminile, e i distacchi, vede, sono importanti, sono solo Primiero San Martino in campo maschile che tiene